Eccomi qua, adesso incominciamo. Ripeto il titolo di questa breve riflessione a cui appunto seguirà la comunità condotta da Vanna, a cui ovviamente chiedo a tutti intanto mentre io esprimo queste considerazioni sul tema dell'angoscia e della paura in una prospettiva ecologico-sociale, chiedo a tutti naturalmente intanto di non solo prestare attenzione a quello che io dico, ma soprattutto di prestare attenzione a quello che in ciascuno viene generato rispetto a ciò che sta vivendo. Non solo relativamente alla questione dell'epidemia da coronavirus, ma anche relativamente a quello che stava accadendo nella propria vita indipendentemente dal coronavirus, creando un intreccio di complessità tra eventi che procedono in un interconnesso parallelismo. Non sono le convergenze parallele che però avevano un loro senso, ipotizzate da Aldo Moro, che fu un'espressione linguistica paradossale ma estremamente significativa, che rimane ancora viva nell'esperienza politica più alta, quella delle convergenze parallele, perché ci riporta nella sua paradossalità anche alla necessità di rivedere radicalmente la questione della politica, tra le altre iniziative che abbiamo intenzione di mettere in piedi in questo periodo, è anche quello dell'approfondimento del tema di Assisi, che a questo punto non siamo sicuri che verrà svolto ad Assisi, ma si svilupperà in queste settimane, producendo anche degli elementi scritti che derivano dai nostri programmi. E ne ho parlato questa mattina anche con Danilo Salezze, che più avanti si rende anche disponibile a discuterlo con noi. Il tema appunto è l'angoscia e la paura. L'angoscia ed è stato sottolineato da molti in queste settimane, naturalmente si sono chiamati esperti a riflettere sulla questione dell'angoscia e della paura, diversificando giustamente i due termini che non hanno un'affinità strettissima sul piano del significato, ma che hanno un elemento di interconnessione. L'angoscia è uno stato d'animo psicobiologico e anche sociale rispetto a un oggetto che non esiste, cioè l'incombenza di un pericolo che però risulta essere assolutamente inesistente. E di quell'angoscia naturalmente si sono occupati tutti coloro i quali hanno cercato di comprendere la genealogia della sofferenza mentale, perché quasi sempre nel campo della malattia mentale l'elemento dell'angoscia è assolutamente fondamentale e per certi aspetti fondante, perché è quella condizione che ti fa star male dentro. Quella roba che ti fa tremare, quella roba che ti svegli alla mattina e non riesci a riconnetterti con la vita, quella sensazione di angoscia che ti prende il respiro, il battito cardiaco, che soprattutto la mattina quando ti risvegli dalla dimensione onirica, quella misteriosa dimensione onirica che molto spesso, senza saperlo, ti ha turbato tutta la notte. A qualcuno quei sogni rimangono impressi nella memoria il giorno dopo, a qualche altro vi dirà che non si ricorda che cosa ha sognato, ma ha dormito male. Ci sono anche delle possibilità di verifica sulla qualità del sonno vissuto e molto spesso c'è una correlazione tra la pessima qualità del sonno vissuto e quella forma di angoscia. Ti è mancato il riposo notturno e quell'angoscia ti prende la gola, ti prende il cuore, ti prende lo stomaco. Le descrizioni sintomatologiche dell'angoscia al mattino sono molteplici, ma hanno queste affinità, tachicardia. Proprio hai bisogno di un calmante, hai bisogno che qualcosa ti calmi e non sai per quale motivo, perché non sta succedendo nulla di particolarmente drammatico nella tua vita e neanche a te, non c'è un terremoto, non c'è un'alluvione, non c'è una catastrofe, non sta morendo qualcuno,
non è morto nessuno in quel momento là, ma tu sei quella mattina in uno stato di angoscia. E allora gli studiosi della materia naturalmente si sono messi a interrogarsi, c'è chi vi descriverà nel dettaglio che cosa accade da un punto di vista biologico nello stato di angoscia. Vi dimostrerà che ci sono alcune aree del funzionamento del sistema nervoso centrale particolarmente interessato. Vi potrà anche sottolineare come i sistemi neurorecettoriali abbiano delle caratteristiche specifiche, ma la cosa che potrebbe far sorgere degli equivoci è ritenere che sia quella dimensione biologica a aver determinato l'angoscia e non piuttosto che semplicemente quella dimensione biologica sia in qualche modo espressione di quello stato d'animo immateriale, ma incorporato. Immateriale perché non è chiaro che cosa ci sia al di fuori che ti sta angosciando. E io credo che stavamo vivendo un'epoca storica fortemente caratterizzata dall'angoscia. Dal punto di vista epidemiologico-psichiatrico, credo l'incidenza e la prevalenza degli attacchi di panico, delle forme cioè espressive, stati d'ansia, particolarmente intensi, crescenti, con una profonda e pervadente richiesta di ansiolitici che vengono usati largamente nella popolazione, stanno a sottolineare che c'era qualcosa di incombente che ha a che fare con il nostro rapporto di soggetti consapevoli nei confronti del mistero della vita. Noi, coloro i quali che vivono da almeno 3 secoli nella presunzione di sapere quasi tutto, e di avere un progresso scientifico inarrestabile e onnisciente e che fa fatica a penetrare nel mistero della vita. Oggi si richiama molto spesso la comunità scientifica a esprimersi e naturalmente quella comunità scientifica non garantisce sempre una omogeneità di pareri, lo stiamo vedendo, guardate, semplicemente anche osservando quello che sta accadendo intorno al coronavirus, le scelte dei governi inglesi dell'immunità di gregge, di questa forma così piuttosto bizzarra, scelta ovviamente e millantata come avere un valore scientifico, è un elemento che altri scienziati, altrettanti scienziati, e forse anche in maggiore ma maniera maggioritaria oggi, ritengono che sia una via totalmente folle e sbagliata. Però attenzione, perché tutti si fondano sul parere scientifico, anche come dicevamo ieri, Assoenologia ha messo in giro, sentita la comunità medica, non si sanno nomi e cognomi di costituenti di questa comunità medica, che bere vino sarebbe protettivo nei confronti del coronavirus per il suo effetto così disinfettante del cavo orale e della faringe. Questo è abbastanza bizzarro, devo dire, però si è sentito il bisogno di richiamare la comunità medica. Ebbene, quell'angoscia, credo che riguardi qualcos'altro. E i primi studiosi, scienziati che hanno cercato di approfondire questo tema, naturalmente li troviamo alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, anche se naturalmente l'angoscia della vita è presente in tutto il pensiero, sia occidentale che orientale. Lo troviamo concretizzato nella mitologia, lo troviamo nella storia della filosofia, nella antropologia, nelle sue molteplici forme espressive. Ebbene, quell'angoscia ha cominciato a focalizzarsi sulla questione della morte, cioè quella cosa certa con la quale noi veniamo al mondo, l'essere per la morte di Martin Heidegger. E allora quella condizione, la morte non sai quando viene, può arrivare improvvisamente. Oggi i pronti soccorsi non sono abitati solo dalle conseguenze del coronavirus o dalla richiesta di tamponi, ma continuano a esserci altri incidenti per la salute, come gli infarti, gli ictus, emorragie, tante altre patologie, o doloroso o anche incombenti per la permanenza della vita. Potrebbero anche esserci
altri modi e altre modalità di morire. Ci danno il bollettino quotidiano dei morti attribuiti per coronavirus o con coronavirus, ma non ci danno il bollettino dei morti quotidiano per altre cause di morte, perché sarebbe molto interessante comprendere qual è l'incidenza e la prevalenza di questa infezione sui tassi di mortalità quotidiana, ma non è questo ovviamente il luogo dove noi dobbiamo fare questo tipo di analisi. Se rimaniamo sull'angoscia, angoscia di morte che viene molto bene documentata da Sigmund Freud, che poi verrà presa anche da gran parte degli psicanalisti che hanno lavorato su questa prospettiva, ha scritto anche Recalcati recentemente, che è un ottimo divulgatore del pensiero psicoanalitico su questa realtà e questa dimensione della morte, che sicuramente abbiamo una remota paura della morte, anche se, non sia, anche se ci sentiamo in buona salute, soprattutto nei momenti di maggiore intensità incombente rispetto alla sicurezza, rispetto alla nostra vita. Quindi l'angoscia è qualcosa che ha a che fare con il senso profondo del pericolo, ma che non ha un oggetto preciso. La paura è un'altra cosa. La paura è un meccanismo fisiologico di attenzione e di autotutela della salute, che fa parte degli equilibri omeostatici dell'essere vivente, che deve essere molto attento rispetto ai pericoli reali che esistono. Attraversare la strada, per esempio, è un fattore di rischio per la propria salute, e bisogna avere un pochino di paura. Se si è piuttosto così spavaldi, cioè senza paura, rischiamo di essere travolti. Se dobbiamo scalare una montagna, un pochino di paura è bene ad averla, ma non avere un'angoscia paralizzante, se no precipitiamo. E il precipizio ci aspetta sia che siamo attanagliati dall'angoscia e quindi dalla paralisi e da questa condizione di incapacità di modulare il nostro rapporto con l'ambiente, sia che noi siamo quelli che non hanno paura di niente. Io credo che avere paura di niente significa, da una parte, l'espressione di un delirio di onnipotenza, che mi fa venire in mente molto la metafora dell'alcolismo, no? Io smetto quando voglio e bevo quanto voglio, tanto io non ho paura di niente. Tra l'altro, nella vulgata popolare, sapete, gli alcolici danno coraggio, i cordiali danno coraggio, e quindi ti portano nella condizione di essere temerario. Ed è quella condizione di temerarietà che è lesiva non solo dell'equilibrio omeostatico della vita, ma anche di quella prudenza necessaria, sobria, che ti permette di penetrare profondamente quella immanenza nella vita che è di ciascuno di noi. Oggi la scopriamo drammaticamente di essere profondamente immanenti nella natura, non possiamo elevarci dalla natura. I virus sono degli elementi biologici presenti nella natura, non sono degli autentici esseri viventi, sono dei frammenti di vita, sono dei primordi della vita sul pianeta che abitano dentro di noi, al di fuori di noi, e noi non possiamo pensare di trascendere questa dimensione della vita e dell'esistere. Noi siamo immanenti, profondamente immanenti nella vita, e quindi dobbiamo giustamente avere paura di quello che ci può accadere. Nello stesso tempo non dobbiamo farci paralizzare dalla paura, dobbiamo invece metterci sempre nella condizione di quella sobria moderazione che non è un atteggiamento compromissorio al ribasso dell'esistenza, ma è una capacità di fare riverberare la vita in una maniera splendidamente aperta al futuro. Uscire dalla nostra nicchia ecologica per aprirci alla complessità dell'ecologia dentro la quale ha forse senso quella
forma di allarme atavico che il processo di coscienza ci ha messo a disposizione, una risorsa ingombrante, come ha scritto molto bene Damasio nel suo ultimo testo, Lo strano ordine delle cose, che la coscienza è un grande dono evolutivo, una grande ricchezza che ci permette la ricerca, il progresso, che ci permette la conoscenza, che ci permette in qualche maniera di essere pastori attenti del creato e in qualche maniera anche cointerpreti del processo creazionale, ma che ci deve sempre porre in guardia dal pensare di essere i dominatori del creato, i possessori, coloro i quali che possono permettersi non di vivere la dimensione del dono condiviso, ma di appropriarsi di una parte del dono per poterlo generosamente dare a frammenti ad altri per avere riconoscenza, oppure semplicemente per merito, oppure ancora di trattenere quel dono per se stessi e espropriarlo agli altri. Su questo, se volete, andate a sentire la bellissima considerazione che ha fatto Papa Francesco il 13 marzo alla celebrazione a Santa Marta, proprio sul concetto di dono, che richiama un passo del Vangelo in cui i contadini si appropriano del dono, pestano i servi, perché ovviamente non dovevano usufruire di quel dono della terra, e pestano anche i figli dei padroni che adesso il dono è nostro e non vogliamo condividerlo con nessuno. Era un richiamo forte alla non appropriazione di nulla, e credo che su questo poi Francesco ha anche sottolineato un aspetto molto importante, perché ha reinterpretato la questione del dono rispetto alla un rischio che da sempre, già dai tempi di Gesù, era presente, quello di un'appropriazione del dono inteso come io sono l'interprete autentico della vita, della morale, quindi da un punto di vista rappresento la massima interpretazione possibile e dispongo degli altri. L'ha chiamato il clericalismo, un clericalismo che è associato, questo l'ha detto Francesco, al moralismo. E quella dimensione che ci deve essere e deve poter essere molto attenti. Dunque, quell'angoscia è la fonte inesauribile della nostra capacità creazionale, e naturalmente questa capacità creazionale ci porta a ponderare i pericoli, a non sottovalutare la nostra propensione all'onnipotenza distruttrice. In fondo, sapete, angoscia e paura di oggi avevano avuto delle prime espressioni sul piano economico, per esempio nel 2008, quando la grande crisi finanziaria aveva messo in evidenza la fragilità del sistema economico-finanziario, ma non è stato sufficiente, quella crisi non è stata sufficiente. Quella crisi, che era una domanda di scelta, che era un'apertura, una creta nel muro solido dell'assoluta prevalenza dell'economia di finanza, ci aveva dato la luce per aprire gli occhi, per vedere quello che stava intorno, eppure quella occasione di luce che ci portava alla necessità della scelta, l'abbiamo immediatamente cementata, abbiamo preso e abbiamo in qualche maniera chiuso la crepa, perché naturalmente gli stati sono intervenuti per salvare gli speculatori. Questa è stata l'operazione. Oggi quella crepa si presenta ancora più allargata. La diffusione mondiale del virus sta mettendo in ginocchio non tanto l'economia reale, ma l'economia di finanza prima di tutto, e quella economia di finanza incombeva come un pericolo immateriale che non si faceva vedere. È chiaro che anche il virus non lo vedete se non quando viene ad albergare qualche essere umano creando danni, rimane lì
come una realtà invisibile tra l'angoscia e la paura. Veniamo da un tempo in cui c'è stato un ardito progetto di coniugare angoscia e paura, cioè ci hanno fatto credere che saremmo stati invasi da altri soggetti sapiens, che poi siamo tornati a rappresentare come soggetti razzialmente inferiori. È rivenuta fuori la concezione stupida della differenza razziale: noi non siamo razze, siamo un'unica specie umana, l'Homo sapiens, eppure ci hanno introdotto una paura identificata con un oggetto che non doveva fare paura, e quindi hanno spostato, hanno coniugato angoscia e paura attraverso la costruzione mentale di condizioni incombenti di invasione, di attacco, che naturalmente poteva rappresentare i nordafricani, poteva rappresentare quelli che vengono dall'est. Adesso siamo a rischio del tutti contro tutti, ma la domanda oggi è quella di abbandonare quella strada sulla quale una parte della politica in tutto il mondo ha cercato di costruire il consenso. First America, first Italy, prima l'Italia, prima i Veneti, prima i Lombardi, prima i Padovani. Prima io, perché poi alla fine questo è prima io e poi l'altro è sempre un pericolo. Viene costruito simbolicamente come portatore di minaccia e quindi il combinato composto da un punto di vista ecologico, di una rilettura ecologica che mette insieme naturalmente l'angoscia primordiale con i pericoli inventati, con gli oggetti inventati, genera inevitabilmente una forma di coartazione della paura, perché viene in qualche maniera identificata con ciò che non esiste e quindi si associa all'angoscia. È un passaggio non semplice da comprendere, ma noi lo vediamo nei fatti che è andata così, perché tutto questo ha prodotto un livello di aggressività spaventoso, un livello di rivendicazione di tutti contro tutti. Noi viviamo e veniamo da un'epoca storica dove la muscolarità delle reazioni delle persone, il livello di aggressività lo si vedeva anche per le strade, quando si saliva su un tram, la gente nervosissima, sempre molto rivendicativa. Credo che i contenziosi che hanno riempito anche i tribunali di controversie per ragioni economiche, ma sto parlando di cose anche civili, non sto parlando solo di quell'aggressività che porta al reato penale. Sto pensando a tutte quelle forme di aggressività rivendicativa che ha caratterizzato gli ultimi decenni, dove le persone non gli pareva vero di potersela prendere con qualcuno. E la diffidenza, la incapacità di condividere l'esistenza. Tutto questo è la risultante di un'associazione impropria tra angoscia e paura. Allora, la prospettiva sistemica ci aiuta a fare chiarezza su questo, di accogliere questa crisi molto profonda, di accogliere la luce che entra attraverso quella piccola spaccatura. Ed è la stessa cosa che accade, guardate, non stiamo parlando di un virus, ma è la stessa cosa quando una persona manifesta un disturbo del comportamento, che sia per esempio involontario, intossicazioni etiliche o da droghe, disturbi del comportamento alimentare, ma o viva anche una condizione di chiusura in se stesso, che di tipo psicotico o forme ossessive, no? Tutte quelle forme là, che hanno una loro rappresentazione oggettiva molto precisa, devono necessariamente riportarci alla visione ecologica. Sono domande di senso rispetto al nostro pericolosissimo delirio di onnipotenza, sia da parte di chi esprime i sintomi, sia da parte di chi cerca di curarli, e sia da parte di chi vive con la espressività e con la domanda del sintomo. E non lo so che non è facile, e non siamo stati attrezzati ed educati per vivere in questa prospettiva ecologica. Prima di questa incombenza del virus, per alcuni mesi, per circa un anno e mezzo, abbiamo vissuto l'attenzione generata dal mutamento climatico, una pressione
giovane ragazzina ha cercato e è riuscita a mobilitare milioni di persone intorno alla questione del clima. Guardate, la questione del clima non cessa di esserci, non è che il virus mette in soffitta la preoccupazione del clima. Certo, in questo momento l'inquinamento atmosferico si sta drasticamente riducendo, ma il processo naturale di surriscaldamento del pianeta non è cessato, continua. Quindi, nello stesso tempo in cui ci difendiamo dalla condizione posta in essere da questo virus, non dimentichiamoci che la domanda espressa dallo scioglimento dei ghiacci, dalla deforestazione che ha prodotto un disastro ecosistemico, pensiamo all'Amazzonia sfruttata in maniera dissennata per il profitto di pochi, erano anche quelle domande incombenti, perché c'è uno stretto rapporto tra tasso di mortalità globale della popolazione e livello ambientale in termini di inquinamento e di surriscaldamento climatico. Non mi stupirei se ci fosse anche una correlazione, e sarebbe meglio ricercarla, anche su una trasformazione dei virus, cioè di uno degli elementi della natura che potrebbero essere sensibili più di quanto non siamo noi consapevolmente di quello che sta accadendo e queste grandi mutazioni ambientali. Non lo sappiamo, ma noi dobbiamo sempre ricordare quella famosa frase che diede vita alla scienza della complessità, che il battito d'ali in Amazzonia, che il rapporto c'è tra il battito d'ali in Amazzonia e un uragano che accade a migliaia di chilometri di distanza. È chiaro che la contemporaneità apre l'ipotesi di una correlazione. È chiaro che il battito d'ali nell'immediatezza, con una lettura scientifica molto semplice, non è in grado di dimostrare la correlazione. Ma se noi entriamo nella scienza della complessità, una remota correlazione c'è sempre, perché noi siamo soggetti profondamente interconnessi. È su questa consapevolezza della interconnessione che dobbiamo naturalmente costantemente ricostituire e costruire rispetto alla questione fondamentale che ci riporta alla domanda iniziale dell'angoscia, coscia di morte, rispetto alla quale giustamente Freud individuò anche un aspetto paradossale, nel senso che al di là del principio di piacere indicò anche come il desiderio di morte sia anche superiore a quello di piacere perché ci riporta a una condizione di pacificazione, di equilibrio statico in qualche maniera, di omeostasi assoluta. Ma se è importante naturalmente raggiungere questa pace rispetto al turbinio dell'evoluzione, è giusto, sì, ecco, sentiamo Caparella, vado alla conclusione. Se è giusto mantenere questa condizione omeostatica come preservatrice, conservatrice della vita, noi non possiamo non tener conto che la vita, oltre che dell'elemento della conservazione che ci invita alla moderazione e alla sobrietà, ha anche in sé una richiesta precisa che ci domanda di essere disponibili a farci trasformare ed entrare nel processo trasformativo in un equilibrio che non è staticità, ma è squilibrio costante. Uno per stare in equilibrio su una fune deve prendere un bilanciere e oscillare in continuazione. Non, se rimane fermo, immobile, cade. Quindi questa è la grande domanda che lo stesso Damasio, nel testo che avevo citato prima, cioè lo strano ordine delle cose, ci induce a pensare e a riflettere, cioè al fatto che quell'angoscia di morte deve far sì che noi non blocchiamo quell'angoscia, non la rendiamo non parlante, la silenziamo con qualche farmaco e
neppure entriamo nell'ordine di idee di volercene liberare. Ne deriverebbe una conseguenza drammatica rispetto al nostro rapporto equilibrato con la vita. L'angoscia, come ha ricordato Franco Basaglia, va liberata, e va liberata in una prospettiva vitale di amore, solidarietà, cioè convivialità, la filia, l'agape, l'eros, tutte queste cose vanno commisurate e nello stesso tempo interconnesse per liberare l'angoscia nella bellezza della vita. Io mi fermerei qui, vado a spegnere la telecamera, passo la conduzione a Lavanna, che continuerà questa comunità.